Ma diciamo questo fatto, questa chiamata, come è avvenuta? Beh, oddio, io 50 anni fa, allora lavoravo ad Sella Fontana, ero venuto in viaggio con le Acli a Subiaco, a Roma, a Sacrospecco, e c'era un monaco lì. Gli avevo chiesto, tu quanti anni sta qui lei? E dice, io da 43 anni. E io ho detto, che bello. E lui mi ha risposto, bello le sembra a lei, bisogna provarlo. E allora io ho fatto come ci proverò. E 50 anni dopo io ho chiesto a Sacrospecco che volevo entrare, fare insomma le mie riflessioni nel monachismo, insomma, eccetera, mi hanno accettato, ho passato tutti i voti con i decani e tutti quanti e adesso ho fatto la mia prima vestizione il 15 agosto l'anno Sì. scorso, adesso stiamo aspettando per fare la... Quanto tempo, diciamo, ha fatto il noviziato, chiamiamolo così? Io ho fatto un anno di prova, 2 anni di noviziato, un anno sono già con la tonaca vestita. Sì. E adesso all'interno di questo monastero di che cosa si occupa? La sartoria, naturalmente, Sartori, cioè, faccio le ovviamente, tonache. paletonache. Questo l'ho fatto io, sì, certo. Bella, bella. Sì, questo, quello di Don Martino che Sì. vedrete dopo. Quindi un giorno dirà anche messa, un giorno potrà... No, No, messa perché credo, non questa credo. è una cosa a parte. Sono troppo avanzata in età. Comunque voglio diventare un bravo monaco. Quello è Non sufficiente. bisogno... Ma già lo è. È sulla strada, è sulla Già strada. lo è. Sulla Qualche strada. peccatino ancora c'è, ma... Peccato, molti Molti peccati. peccatini. Non ha sentito la mancanza di nulla? No, infatti io mi sono scordato completamente la casa al mare, in Sardegna, ce l'ho davanti al mare, ci sono i miei nipoti adesso che se la godono. Ho lasciato tutti i miei ricordi, souvenir, tutto quanto. Non è mai più ritornato? Qualche volta, insomma, per una decina di giorni, anche perché ho una sorella che è novantenne, l'unica, io sono figlio di pastori e sono l'ultimo di 9 figli, Sardo. sardo, Sardo. sì. E a Subiaco? Era un piccolo monastero a Subiaco. No, è È grande, grande, grandissimo. Uno dei grande. È grandi, quello uno dei grande? importanti. È uno dei grandi d'Italia, insomma. Subiaco c'è l'abate Mauro, Sì. che io ho fatto il noviziato con lui. Lei quanti anni ha? E sulla soglia degli 80. No! Ammazzo! Io sono del 30, Complimenti! 33, da 33. Comodo la vita, sta qui lei non invecchia più, già Io ho una sorella, io quando sono nato io nel 33, mio padre era uno dei grandi pastori, allora aveva sulle 350 pecore. E nel 1933 c'è stata una moria di tutte le pecore e gli sono morte quasi tutte le pecore. Io avevo appena un mese. E allora gli portava le pecore a casa per morire e mia mamma piangeva naturalmente. Allora ho detto, ma Lucia, perché piangi? E non ti pare niente questo bambino, ero l'ultimo nato dei 9 figli. Arrivederci, Arrivederci. grazie. Non vediamo il suo fratello? No, adesso verrà che li fa vedere il museo, no? Ah, sì. E allora? L'ultimo nato? L'ultimo nato dei E 9 figli, la allora mamma piangeva. piangeva e mio padre dice, perché piangi? Non ti pare niente, come si può campare tutte le mie... E dice, non ti preoccupare Lucia, vedi, guarda questo bambino, e sarebbe la nostra fortuna. Le pecore si possono rifare, ma questa è la nostra fortuna. E per questo io ho chiesto di aggiungere il nome di Giovanni Vincenzo, perché mio padre si chiamava Vincenzo, io non potrò scordare mio padre. Molto bella questa storia. Certo. Molto bella. Bene, grazie, grazie a grazie mille.